Edison, devo parlare gentilmente con chi si occupa delle bollette della luce. Sono io. Benissimo, allora io la chiamo perché stiamo andando a ridurre del 30% le bollette della luce. Infatti, grazie alla nostra produzione, stiamo bloccando una tariffa fissa 6 centesimi e 8 valida appunto tutto l'arco della giornata. Lei attualmente che fornitore ha? Io sono attaccato alla linea comunale. Quindi distributore locale. No, no, il comune, mi sono attaccato ai lampioni del comune. Si può Praticamente ridere? non spendo niente. È gratuito per me, però ce l'ho la sera. Buonasera. Siccome sapevo che Davide proviamo a stemperare. Vediamo se su qua. Gli altri compiti c'è dopo questa parte. Lo devi chiedere, io l'ho consegnata. Allora, funziona? Sì, dammi il gelato, mi muovo meglio. La spengo un attimo. No, no, ma io resisto, io resisto. Io apro questo intervento, poi nelle slide non vi parlerò di questo, dicendo che, ahimè, Davide Tabarelli ha ragione, nel senso che in questo sistema economico l'unica opzione che abbiamo è quella delle energie fossili, oppure ve lo giro. Le energie fossili hanno plasmato il nostro sistema economico. Questo è un dato di fatto. Mai nella storia dell'umanità abbiamo avuto una co così alta disponibilità di energia. I primi grafici di Tabarelli lo facevano vedere. E mai si è sviluppata così la nostra economia e la popolazione. Però le cose cambiano e probabilmente è possibile costruire un sistema economico diverso da questo in una situazione assolutamente complessa, perché il nostro sistema economico oggi globale, globalizzato, come dire, è fatto da migliaia di soggetti, sono i 190 paesi che partecipano alla COP21, sono l'Europa che cerca di fare delle cose quando il resto del mondo sta facendo il contrario. Allora io oggi vi voglio fare solo una carrellata di alcune cose che sono successe, non nella storia, ma negli ultimi 2 anni. Siamo a novembre 2013, 2 anni esatti fa, esce improvvisamente, per me che non sapevo che era in previsione, un rapporto dell'Agenzia Internazionale per l'Energia, la cui sintesi è stata stranamente tradotta in 9 lingue, di solito i rapporti della IEA sono solo in inglese. Dove si ragiona sulla necessità e l'urgenza di ridefinire il nostro sistema energetico per quello che sta succedendo nei confronti del clima. Io vi leggo, vi faccio leggere, ma magari leggiamo insieme, una delle conclusioni di questo rapporto. La IEA sono tutti i paesi OCSE, quindi gestisce il sistema energetico di tutti i paesi OCSE. Il settore energetico deve occuparsi sin da ora, nel suo stesso interesse, dei rischi impliciti del cambiamento climatico, sia che si tratti di impatti fisici che di conseguenze derivanti da azioni più drastiche implementate dai governi in un secondo momento, quando la necessità di ridurre le emissioni diventerà perentoria. Ci dice che i governi imporranno delle cose, ce la faranno, non ce la faranno, a Parigi non ce la faranno, però succedono delle altre cose. Luglio 2014,
Prima Davide Tabarelli parlava delle esternalità. Sì, le esternalità non sono fatture, non entrano nei bilanci delle aziende. Però c'è qualcuno che vede i prezzi delle esternalità, e per esternalità qui consideriamo solo questi tre elementi, e comincia a farci i conti e dice, fa un ragionamento molto banale: i costi indotti dall'utilizzo di energie che producono questi danni non fanno stare in piedi il sistema monetario internazionale. Chi lo dice? È la Christine Lagarde, quindi non il direttore dello sviluppo sostenibile del Fondo Monetario Internazionale, ma il capo della struttura che fino a poco fa era l'unica struttura deputata a tenere in piedi quella baracca che abbiamo costruito, che è il sistema monetario internazionale. E facendo questo nel luglio 2014 fornisce a tutti gli stati membri un foglio Excel su cui cominciare a fare i conti per introdurre nel costo dell'energia i costi delle esternalità e quindi tradurre questi costi in fatture, quindi introdurre nel nostro sistema economico questi costi. Oggi chi li sostiene? Noi, sono costi collettivi. Luglio 2014, novembre, la Commissione Europea esce con il report definitivo, aveva iniziato qualche mese prima, facendo i conti delle esternalità nel sistema produttivo, nel nostro sistema di produrre l'energia elettrica. E guardate qua cosa dice. Ovviamente questi studi sono tutti studi fatti sulla base di modelli di calcolo delle esternalità che non sono ancora consolidati, quindi da prendere con le pinze, però io oggi ho cercato di portarvi solo quelli che sono gli studi istituzionalmente riconosciuti. Questo è della Commissione Europea. Aiutami Davide, così mi dici i prezzi. Hard Coal Fired Power Plant, 95 euro per megawattora. E poi scendiamo. Qui è chiaro che anche le rinnovabili hanno dei costi di esternalità. 95 euro per megawattora rispetto al costo di produzione di un megawattora di carbone del... cos'è? 40? 50 euro? Vuol dire triplicare quel costo. Considerato e vista in queste condizioni, probabilmente l'equilibrio economico è diversa. Si trova un equilibrio diverso. Vado avanti sulla base non di questo studio, ma di altri ragionamenti. L'RSE fa una sua pubblicazione, i cui risultati per quanto riguarda la fonte elettrica, sempre la produzione di energia elettrica, sono questi, dove arriva a dire che costi di produzione, qui sono considerati dei costi complessivi, quindi non solo i costi alla centrale, più esternalità sottostimate rispetto allo studio europeo che vedevate prima, fanno 100 euro megawattora, 135 euro megawattora, stiamo parlando di carbone. Poi vediamo, sulla base di questo studio, risulta, come diceva Davide Tarabelli, che la cosa più conveniente, tra virgolette, è l'utilizzo del gas in ciclo combinato. In Italia, oltre a questo, non abbiamo altri elementi. Questo è assolutamente uno studio indipendente su cui non metto le mani sul fuoco. Vi dà solo una visione d'insieme di quelle che sono le ipotesi, gli ordini di grandezza dei costi delle esternalità, non solo per l'energia, ma per tutta un'altra serie di attività. Vedete qui in alto, per esempio, c'è l'agricoltura, gli allevamenti. Il valore di questi, secondo questo studio, è 50 miliardi all'anno, cioè circa il 3% del PIL, che ci mangiamo ogni anno in costi non produttivi per andare a ripianare quei costi. Per dire che questo non è un ordine di grandezza bislacco, tiriamo fuori uno studio dell'OMS, che dice che per l'inquinamento outdoor e indoor, e se vi ricordate prima Tabarelli citava il numero di morti per respirare, perché respirano polveri prodotte da combustione dentro gli edifici, in Italia 4,7% del PIL, pari a 70 miliardi di euro all'anno. Allora, queste considerazioni non sono numeri certi. C'è ancora molto tempo per riuscire a definire delle modalità
di calcolo un pochino più precise, probabilmente non ci si arriverà mai, però a me che sono ingegnere gli ordini di grandezza parlano. Questi ordini di grandezza cominciano ad essere rilevanti e ci fanno ipotizzare che il sistema economico che abbiamo costruito, ripeto, grazie alle fonti fossili, probabilmente non è economico, ovvero non conviene. Questa è un'affermazione, è un'affermazione forte. Ma al di là di questo vediamo cosa succede. Prima citava Starace. Starace, questa è la foto che è comparsa sui giornali. Starace firma la pace con Greenpeace, quello è il direttore di Greenpeace International. Sapete che c'erano cause in ballo con Starace, e nel piano industriale del PNL ci sono individuate queste cose. Carbon neutrality al 2050 è una promessa, non è niente, niente di più. Lo spegnimento di un po' di gigawatt termoelettrici in Italia, questo sì è una certezza, è un cambiamento di modello di business, da una vendita pura di energia a andando verso servizi energetici più evoluti. Si è inserita Enel in un'iniziativa valida a livello globale che punta all'impegno alla riduzione, alla carbon neutrality, che copre 20 trilioni delle grosse triglie. Trilioni sono migliaia di miliardi, 20 trilioni sono 10 volte il PIL dell'Italia, 20 trilioni di asset a livello mondiale, e firma un'iniziativa ONU in cui tutte le imprese si impegnano a fare i bravi nel futuro. Vi cito questa frase presa dall'intervista fatta da Starace a Londra: carbone obsoleto, nucleare, vicolo cieco, sequestro di carbonio, antieconomico. E un altro passaggio, Enel, questa invece è la BP. Il capo economista della BP, in un discorso pubblico fatto di fronte agli azionisti, fa questa affermazione: è improbabile che esauriremo le riserve mondiali di petrolio a causa delle preoccupazioni per il cambiamento climatico, cioè il petrolio rimane giù. La lettura che danno, che molti economisti danno, o meglio analisti finanziari danno di questa affermazione, è semplicemente tranquillizzare gli investitori che comunque BP sta pensando a qualcosa di diverso. Guardate il titolo di questo intervento: New Economics of Oil. La BP si interroga su come modificare la propria economia, il proprio modello di business basato solo sul petrolio, per cercare di capire come fare a sopravvivere in un'economia diversa o in un mondo diverso. L'ultimo passaggio, questa cosa strana qua che si chiama Oil and Gas Climate Initiative, che raggruppa 9 delle più grandi aziende petrolifere dell'Europa. E attenzione, l'azienda degli Emirati, dell'Arabia Saudita, scusate, che si chiama Aramco. American Oil Company. American. La parte degli americani sono arrivati con una cassetta di energia dal principe, la pre Abdullah Saud, e poi dopo la loro sostenibilità. Attenzione, tutte europee tranne questa, che firmano un documento in cui c'è un'affermazione rilevante per una compagnia petrolifera: accettiamo l'obiettivo generale di limitare l'aumento della temperatura a 2 gradi centigradi e riconosciamo che l'attuale tendenza delle emissioni non è coerente con questo obiettivo. Lettura dei soliti analisti finanziari è: si sta andando verso un'accettazione di una possibile forma di tassazione sulle emissioni. Creare occupazione locale. Di occupazione locale ne abbiamo di tre tipi: il distributore, che è quello che mette giù i tubi, li tiene funzionanti e fa funzionare i nostri contatori, e magari gli mette anche i sensori sopra, per obbligo di legge, e anche un 10% di produzione di energie fossili che comunque in Italia avviene, e per quella produzione di energie fossili c'è gente che ci lavora.
il 35% è la quota fossile di importazione. Le tasse sono un'invariante, quelle ci sono sempre, quindi è inutile ragionare. Io qui ho fatto un esercizio ovviamente criticabile su cui si può ragionare, però l'Istat ci dice che la spesa media delle famiglie in Emilia Romagna è 1900 euro all'anno, certificato dall'Istat. Facciamo il 35% di quello, scusate, facciamo la moltiplica dei 2 milioni di famiglie per 1900 euro all'anno, ci salta fuori che in Emilia Romagna spendiamo 3,8 miliardi per scaldarci e illuminare le nostre case. Facciamo il 35% e scopriamo che 1,3 miliardi di euro, oltre a riscaldare e a illuminare le nostre abitazioni, non producono occupazione locale e neanche nazionale, e producono quei danni sanitari e ambientali che prima abbiamo cercato di capire quanto valevano. Prima considerazione. Altra considerazione, scendiamo nel locale. Comune di Modena. Nel comune di Modena abbiamo 180.000 abitanti, più o meno 85.000 famiglie. 85.000 per 1.900 euro ognuna fanno 165 milioni di euro che ogni anno a Modena vengono spesi per riscaldare e illuminare le nostre case. Se io ipotizzassi di fare su tutti gli edifici del comune di Modena, edifici residenziali del comune di Modena, un 30% di risparmio medio annuo, vuol dire che ogni anno risparmierei circa quei 50 milioni di euro, sono tutte cifre approssimate. Mediamente un intervento di riqualificazione energetica ha dei tempi di ritorno, io ho preso un valore a caso che è un po' una media, di 8 anni ci sta. 30% non è una riqualificazione profonda, è un intervento medio. 8 anni per 50, e tolgo anche gli oneri finanziari, perché comunque io se mi devo indebitare lo pago, il denaro, diciamo che fanno 350 milioni di euro, sono sempre ordini di grandezza. Non... A questi 350 milioni di euro aggiungiamo gli incentivi, 65% in 10 anni, o il conto termico che è il 40% in 4 anni, e li attualizziamo per difetto, aggiungiamo quindi a questa cifra di 350 milioni di euro altri 100 milioni di euro. L'affermazione è che noi oggi abbiamo a disposizione quasi mezzo miliardo di euro per fare interventi di riqualificazione, per fare un piano di interventi di riqualificazione di tutti gli edifici residenziali del comune di Modena. Questo senza considerare il tema delle esternalità. Tema delle esternalità che però richiamo un attimo, perché da noi è un bel casino. La nostra area del bacino padano è una chiavica. Siamo messi così, non è merito nostro, non siamo noi che al netto del pellet che sta schizzando le stelle, il cui impatto sta schizzando le stelle, siamo messi così perché la posizione orografica di dove viviamo, Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia e Veneto, sono messi in quelle condizioni. E in Emilia Romagna è stato fatto un piano dell'aria per cercare di migliorare la condizione, che per esempio vieta la combustione nei camini aperti su tutto il territorio regionale. Ancora non è legge, però le stufe entro il 75% di rendimento, cioè sopra il 75% di rendimento. A chi caspita ne so io. Questo è l'altro aspetto. Allora, il ragionamento nel quale vi ho portato è quello di dire che nel classico modellino che tutti conoscete delle ESCO e del risparmio energetico, noi già oggi potremmo fare dei ragionamenti su quei 450 milioni di euro. Poi possiamo dire siamo più profondi, puntiamo al 40%, non teniamo conto degli 8 anni, ne teniamo conto di 10, oppure restringiamo. Ma gli ordini di grandezza sono quelli, ordini di grandezza che possono essere migliorati nel momento in cui riusciamo ad assumere all'interno del nostro sistema economico
e a valorizzare le esternalità negative, cioè i costi che l'altra direzione della regione, che è la sanità, comunque sostiene, oppure ci rendiamo conto del miglioramento del tessuto socio-economico locale, perché creare occupazione vuol dire far vivere meglio, meglio le persone, e anche questo ha un valore che altrimenti si tramuta in servizi sociali che devono essere erogati. Allora, lo scenario ovviamente ideale è attendere, e lo scenario oil free, giusto per richiamare quello che diceva il senatore all'inizio, è il tentativo di fare in modo che l'energia diventi, o in parte diventi, un'economia circolare. Un'economia circolare dove l'energia ce la produciamo qua, i soldi rimangono qua, e il modo per farla qual è? Facciamo una centrale a carbone in Piazza Roma, che adesso che è libera dal parcheggio. Ovviamente non è una centrale unica che risolve questo problema. Non è una centrale unica che realizza questo modello, ma sono i tanti interventi di riqualificazione energetica che possono essere fatti sul territorio, sugli edifici, sui processi produttivi, che stabilizzano flussi economici sul territorio. Guardate che questo è lo scenario estremo, però bisogna estremizzare per capire verso quale direzione andare. Allora, la visione, il tentativo di costruire una visione è quella, ed è la roadmap al 2050 dell'Europa, sogni ma comunque indirizzi, è quello di dire: oggi sono qua, devo andare lì, ma perché non viene il mouse qui? Vabbè, lì viene, sono io che non lo vedo, allora, perché lo rifrange. Ah no, qua si vede, qua si vede. Basta. Ah no, no, ce la faccio. E un'ipotesi per modificare le politiche locali è quella di assumere la transizione energetica come politica strutturale degli enti locali. Io qui vi faccio vedere quello che raccontava Stefano Vaccari prima, questo è l'articolo 71 del collegato ambientale. Oil free zone, a chi piace il frigione? Allora, free zone. Io l'ho chiesto a Stefano di cambiare il nome, non ce l'ho fatta. Oil free zone, dove i comuni del territorio di riferimento adottano un atto di indirizzo per fare dei piani di progressiva riduzione dell'utilizzo del petrolio. Vi trovo. L'elettrificazione dei trasporti è una di queste ipotesi, poi bisogna vedere come facciamo. Due parole vi dico velocemente invece di come siamo messi nella realtà. Il patto dei sindaci, voi lo sapete tutti, è un'iniziativa volontaria, debole finché si vuole dal punto di vista amministrativo e politico, che però in questo territorio, in questa regione, grazie a un'azione congiunta che abbiamo fatto con la regione Emilia Romagna, oggi significa questo, ovvero 296 comuni, non sono 300 perché 4 sono rimasti indietro, che hanno aderito al patto dei sindaci con delle cose che stanno succedendo. Aumentano il numero di assessori con una delega esplicita all'energia. Attenzione, avere il patacchino, io sono l'assessore all'energia, non vuol dire che la faccio, la politica, né gli assessori che non hanno una delega esplicita all'energia non vuol dire che non realizzino e non facciano le politiche adeguate. Di più, altro fatto, si stanno attivando degli uffici energia all'interno del sistema delle unioni. Non si può chiedere a 340 comuni di farsi l'ufficetto energia quando i comuni non hanno neanche gli occhi per piangere in questo momento. Forse all'interno delle unioni, dove abbiamo dei bacini da 80, 90, 100 mila abitanti, riusciamo ad avere le condizioni. Abbiamo cercato di ragionare di che cosa vuol dire esprimere la funzione energia. Funzione energia, è stato utilizzato il termine funzione esattamente come esiste la funzione urbanistica, come esiste la funzione edilizia, come esiste la funzione bilancio, che vuol dire delega politica e organizzazione atta a sostenere quella delega politica. Oggi non è così. Oggi non è così. Se c'è un assessore che si mette il patacchino energia, poi dietro non ha nessuno, se non in pochi casi in tutta la regione.
Fatemi fare una digressione di 30 secondi, visto che qui c'è anche Mazzini. Negli anni 80 nei comuni si cominciò a parlare di informatica e queste strane nuove tecnologie. Di cosa si occupava quell'ufficetto quando c'era? Di fare la contabilità e di fare l'anagrafe. Chiuso dentro a risolvere i problemi dei comuni. Oggi abbiamo sentito l'assessore di Modena di che cosa vuol dire fare politiche digitali. Vuol dire fare un'agenda digitale condivisa con gli stakeholder. E capite come si è modificato radicalmente da quella persona che teneva in piedi i sistemi contabili dei comuni a oggi, che è una struttura che si occupa di parlare in termini economici con l'intero territorio. La funzione energia potrebbe avere un'evoluzione del genere. Oggi abbiamo gli energy manager che guardano i gradi giorno per le scuole, potrebbe essere che domani non c'è solo l'energy manager, ma ci sono una serie di soggetti in grado di interagire con il territorio per fare cosa. Guardate, questo qui è un comune nuovo di Zecca, comune di Valsamoggia, appena costituito, doveva fare la pianta organica. Lui, che se lo può permettere, ha costruito l'ufficio l'energia e resilienza in staffa al sindaco. Questo è un ufficio nuovo di Zecca. Questo per dire che l'organizzazione risponde al bisogno di esercitare funzioni. L'ente locale sente il bisogno di esercitare una funzione e adegua la sua organizzazione alla nuova funzione. E il comune che fa nel campo dell'energia? Lo scenario è quello di un allentamento delle funzioni di comando e controllo, tanto care alla pubblica amministrazione italiana, e un rafforzamento delle funzioni di stimolo, facilitazione e sostegno di famiglie e imprese. E qui lo scenario è quello di stimolare affinché sul territorio succedano e avvengano tanti piccoli interventi di riqualificazione energetica. Non è un'opera enorme da realizzare, ma sono tanti e piccoli. Per questo io vi segnalo che la Regione Emilia-Romagna sta ragionando di queste cose. 27 novembre al mattino partirà la sessione generale, probabilmente coordinata dal Presidente Bonaccini, con gli assessori Costi, Caselli, Agricoltura e Gazzolo, Ambiente. Nel pomeriggio ci sarà il primo incontro per l'avvio del piano energetico, che è una delle azioni che all'interno di questa di questi stati generali della Green Economy partirà, e il primo incontro avverrà con i comuni, prendendo atto di quella mappa gialla e rossa che avete visto prima, che i comuni si stanno acquisendo una maggiore consapevolezza. Il 27 non succede nulla, parte un processo che poi si svilupperà nei mesi successivi. Stop. Grazie Alessandro Rossi dell'ANCI. Allora abbiamo ancora, come dire,